tutti, ci troviamo in questo momento con Maria Grazia Savardi, presidentessa della rete di Daphne. Buongiorno Maria Grazia. Buongiorno a voi. Allora, oggi qui a Chiari un bellissimo evento, facciamo rete di Daphne. E questo evento è stato pensato per dare un aiuto alle donne, a tutte le donne che si trovano in difficoltà, ma anche per fare rete, per diffondere quello che è il vostro messaggio. La mia domanda è, e che rivolgerò poi a tutte le persone che si fermeranno qui, è nel proprio quotidiano. Tu che cosa fai per sostenere le donne? Allora, come lavoro, lavoro prevalentemente con gli adolescenti perché sono una pedagogista, ecco, sono presidentessa di questa associazione che poi è diventata centro antiviolenza accreditato in Regione Lombardia 3 anni fa. E il mio sostegno quotidiano è quello di diffondere anche tra gli adolescenti un messaggio che è quello soprattutto del rispetto e dell'equità di genere, cioè quindi il fatto di valorizzare, rispettare le diversità senza prevaricare, e questo credo che sia il mio lavoro quotidiano. Dopodiché, come centro antiviolenza, aiutiamo le donne vittime di violenza ad uscire da questa spirale attraverso il nostro centro, che offre colloqui psicologici, consulenza legale e accompagnamento al lavoro e all'autonomia abitativa. Allora, abbiamo un'equipe di professioniste, ma voglio ringraziare davvero tutta questa rete di volontarie. Senza di loro non sarebbe possibile tutto questo e quindi ovviamente è questa location, lo dice, questa energia che sprigiona, diciamo, un po' tutto questo evento, perché effettivamente la cosa funziona se si fa rete. Non possiamo pensare che ognuno faccia il suo pezzettino, ma che tutti quanti condividano un medesimo obiettivo, che è quello appunto di combattere la violenza di genere. Grazie per quello che fate. Oggi siamo nel tuo paese, a Chiari, a Villa Mazzotti, per un bellissimo evento. E io devo farti una domanda che mi hai detto che è difficile, però, molto difficile, però è: che cosa fai ogni giorno per sostenere le donne, visto che oggi parliamo appunto del sostegno al genere femminile? Allora, grazie Elicia innanzitutto. Allora, essendo ostetrica, io ogni giorno lavoro con le donne, per le donne, quindi credo che sia un po' un modo anche per prendermi cura di loro e sostenerle. Poi sono referente di rete di Daphne Chiari e quindi ho deciso di dedicare il mio tempo libero dal lavoro come ostetrica alle donne come sostegno per le donne vittime di violenza e per la prevenzione della violenza, quindi sensibilizzazione al contrasto delle discriminazioni, al contrasto della violenza di genere. E quindi questo nel mio piccolo cerco di fare ogni giorno. Grazie per tutto quello che fate. Con Katy Latorre. Adesso ti faccio una domanda che so che sarà un po' lunga, però risponderai brevemente visto che poi hai fretta. Ogni diritto è importante, quindi tanti diritti non possono essere rimandati. La risposta, che è il titolo del tuo libro che ci diamo tante volte, è: ci sono cose più importanti. Cosa possiamo fare?
Ma intanto possiamo renderci conto che proprio perché ci dicono sempre che ci sono cose più importanti, sono 40 anni che non si fanno un sacco di diritti. Volete che ve ne dica qualcuno? L'eutanasia, l'adozione per i singoli, una legge sulla cittadinanza, sullo ius soli, una legge contro l'omolesbobitrasfobia, la legge sull'aborto esiste ma non è esattamente ben applicata. Insomma, ci sono cose più importanti, ma che cosa c'è di più importante di diritti che hanno degli impatti sulle nostre vite? Grazie mille per tutto ciò che fai. Grazie a voi. Ho scovato qui anche una grandissima amica di Radio Bruno, che è Valentina. L'abbiamo conosciuta. Ciao a tutti. L'abbiamo conosciuta come Creazioni Valentina, perché lei e sua mamma fanno cose all'uncinetto bellissime, e poi perché lavori anche per la Proloco di Chiari, che ha iniziato a collaborare con Radio Bruno. Allora Valentina, una domanda difficile anche a te. Ogni giorno che cosa fai tu per sostenere le donne? Allora, io sono mamma di due donne, ho due piccole bimbe, una di 4 anni e mezzo e una di 16 giorni, e mi impegno a crescerle al meglio perché diventino delle super super donne che possano portare avanti tutto questo che c'è, che è stato creato oggi in Villa Mazzotti, che è una cosa spettacolare. Quindi facciamo il possibile, cresciamo due super donne, cresciamole al meglio e... Direi che crescere due donne con dei super valori è già tantissimo, quindi grazie. Grazie a te, ciao, ciao a tutti. Adesso conosciamo un'altra ragazza. Come ti chiami? Perché non lo so. Elisa, e grazie del ragazza. Siamo tutte ragazze. Allora Elisa, anche a te la stessa domanda. Cosa fai ogni giorno per sostenere le donne? Difficile, ogni giorno è stata dura a pensarci, ma credo di provare a sostenere un modello femminile che sia il più autentico possibile, cioè senza seguire le indicazioni o le tradizioni di nessuno, e cerco soprattutto di difenderlo e di dirlo a voce alta ogni volta che mi succede, sia che stiano parlando di me o di qualcun altro. Ci provo, almeno. Grazie. Grazie a voi. Allora, ciao, conosciamo adesso un'altra ragazza. Come ti chiami? Stefania. Stefania, adesso tocca anche a te la domanda che sto facendo a tutte. Nel quotidiano, ogni giorno, che cosa fai per sostenere le donne? Aiutandole, lavorandoci insieme e rispettandole. Beh, bellissima cosa, un piccolo principio dalla quale tutti possiamo prendere spunto, quindi grazie mille. Grazie a voi.